Io sono Rossana Chiodo e ho partecipato alla quarta tappa del Giro E, che ha avuto partenza da Scigliano fino a Camiatello. Il Giro E è un giro collaterale al Giro d'Italia. E sostanzialmente eravamo appunto una serie di squadre di amatori capitanate da un professionista e io ero nella squadra con Moreno Moser. L'esperienza è stata veramente fantastica, a dir poco unica, perché appunto per noi amanti dei pedali, appunto percorrere gli stessi tragitti che da lì a poco avrebbero percorso i professionisti, i nostri idoli, è veramente un'esperienza unica. In più ho provato per la prima volta la bici assistita e devo dire che è stato divertentissimo. Ha dato modo di affrontare le salite con una pendenza veramente notevole, in maniera tranquilla, come se, diciamo, si stesse, non dico passeggiando, ma comunque un impegno fisico che non ha nulla a che vedere con la bici muscolare. Sicuramente c'è bisogno di impegnarsi e comunque di spingere, però devo dire che può permettere a persone che magari per problemi di salute o per qualsiasi altro problema non possono sforzare troppo il cuore, può permettere di appunto di fare dei tragitti che siano comunque lunghi e più impegnativi. È stata un'esperienza veramente, come dicevo, unica. In più sono stata veramente, veramente felice di rappresentare le donne, le cicliste della Calabria e ovviamente qualsiasi tipo di ciclista, basta che sia donna. E devo dire che purtroppo ancora ce ne sono poche qui nel nostro territorio, in Calabria, ma spero vivamente che possano aumentare.